Ovviamente questo era il momento copertina. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, questo vuole essere un video super immediato, nel senso lo registro e lo pubblico perché oggi è l'ultimo giorno di acquisti del Black Friday su Amazon. Dalle altre parti non ne ho idea. E vi voglio aggiornare, vi voglio far vedere e raccontare anche tutte le cose che ho preso, ma non ve le mostro direttamente perché alcune cose non ce l'ho, alcune le ho restituite, alcune se le ho già portate via mio marito, quindi però vi ricordo che giù vi metterò, vi metterò il link alla lista con tutti gli acquisti che ho fatto per il Black Friday quest'anno. Quindi se c'è qualcosa che vi incuriosite, che vi... mamma mia, oggi non mi riesce, ragazzi, tra Covid, botta in testa. Allora, se c'è qualcosa che vi incuriosisce, potete cliccarci e la trovate lì. Allora, io comincerei subito con unboxare l'ultimo acquisto fatto ieri, che non l'ho ancora aperto, ma è proprio sigillato, me l'ha appena portato il corriere, c'ho ancora da dargli il feedback. Allora, io non so voi, ma io do sempre il feedback al corriere sulla consegna del pacco, quasi sempre positiva. L'altro giorno ne ho data una negativa perché probabilmente era un corriere nuovo, non è che l'infamo, ho spiegato che non era andata bene la consegna perché non aveva rispettato le istruzioni di consegna e non aveva suonato il campanello mentre io ero in casa. Mentre altri, se va bene, insomma, istruzioni rispettate, oppure quando sono particolarmente gentili, sorridenti, carini, allora metto consegnato con cura, ben oltre le aspettative. Trovo che sia giusto non dare per scontato anche che un corriere sia anche sorridente, perché ragazzi, fanno un lavoraccio sti ragazzi, e quindi quando vengono a casa mia a portarmi le cose, io sono sempre, anche nei loro confronti, insomma, mi piace essere gentile e lasciare sempre un buon feedback quando lo sono anche loro, insomma. Allora, che cosa ho preso? Ragazzi, allora, bisognerà che faccia anche un video sugli acquisti compulsivi, perché effettivamente mi sono sdata, mi sono veramente sdata e mi rendo conto che è stata una forma di compulsione, ma non è questo il video per parlarne. Vorrei riuscire ad aprirlo senza massacrarmi le dita. Nel frattempo vi dico che mi sono truccata, non riesco a togliere questi sflesciamenti di lucidità perché non riesco a posizionare le luci nel modo corretto, ovvero che cioè, soprattutto questa luce qua che sflescia moltissimo e quest'altra che è spostabile, però ho detto vabbè, la pareggio, non ho altro posto dove metterla perché l'ho fissata nella mensolina che mi fa da scrivania e non me la posso mettere diversamente, né come distanza né come in qua e là. Allora, intanto in questa scatolina hai sempre avuto il potere, mia cara, dovevi solo cercarlo da sola, Glinda, mago di Oz. E dentro questo pacchetto c'è questo, lascia che le cose siano, segui il tuo cuore. Carino questo messaggetto, molto bellino. Che cosa ho comprato? L'ennesimo mazzo di tarocchi. Però imparare i tarocchi è un mazzo di tarocchi praticamente per principianti. Lo so che io ho studiato i tarocchi per molto tempo, tanti mazzi così, però questo qui mi ha incuriosito perché ci sono le cose scritte sopra. In più questo qui è anche... ci sono parole chiave, pianeti, segni zodiacali e chakra, quindi è una cosina un pochino più mista. Nel frattempo io continuo a parlare e mi è piaciuto perché, come sapete, nonostante io abbia studiato i tarocchi da tanto tempo, li ho studiati per diverso tempo in modo molto approfondito, il mio problema rimane sempre
la memoria. Quindi anche se lì per lì una cosa l'ho acquisita, poi quando arrivo a fare una lettura dico, oddio, ma quali erano i significati di questa carta? Poi non praticandolo tutti i giorni, ovviamente da una volta a un'altra non me li ricordo e finisce che devo sempre andare a sbirciare nel mio quadernino degli appunti. Per cui ultimamente anche nelle letture interattive che ho registrato non sono ancora usciti. Solo qualcuno per il canale SMR, poi alla fine ho usato molto gli oracoli, che anche quelli ragazzi sono fantastici. Infatti adesso ho una quadrilogia di oracoli di Colette Baron Reid e l'ultimo è arrivato ieri, sempre comprato per il Black Friday, dopo ve lo faccio vedere. Però ecco, adesso ce ne ho quattro di Colette Baron Reid. Però guardate che bello, questo qui è molto bello anche per un regalo, proprio perché essendo per principianti dà anche delle spiegazioni. E poi ho preso questo perché con i tarocchi praticamente di sono tarocchi di, oddio mio, come si dice, Rider-Waite, che io non li ho mai avuti, l'avevo presi ma siccome non li sapevo leggere quindi li ho rivenduti su Vinted mi pare. E invece questi qui sono sì Baron Ray, sì, Rider-Waite, però allo stesso tempo hanno delle spiegazioni in più. Allora, dietro sono fatte così queste carte, aspettate, fatemi vedere perché ci sono, ok, queste sono extra, vedete, il dietro è così, sono un po' scivolose, un po' plastichine, ma insomma va bene. Allora, tipo, vedete qua, questa è lo zero, il matto, e c'è la spiegazione sia da diritto che da rovescio, che con la carta rovesciata. Quindi metti che viene il matto da diritto, allora è il momento di intraprendere un nuovo inizio. Forse è associato a questo chakra qua, solo che io ora non ricordo bene quale sia questo chakra, però dal colore sembra il chakra della corona, eh. Io i simboli ancora dei chakra, ragazzi, non me li ricordo. È sempre il solito discorso. Sto studiando, c'ho un libro di Reiki, c'ho un libro di chakra, lì per lì li leggo, ma poi non mi resta niente. Vabbè, questo credo sia il simbolo dei pesci, non lo so, insomma, serve ad avere comunque un. Il matto, innocenza, libertà, originalità, avventura, viaggio, stoltezza, imprudenza, idealismo, gioventù, spontaneità, mancanza di impegno, nuovi inizi. Quindi, insomma, dà un po' di parole chiave. Alla rovescia, stoltezza, paura dell'ignoto, impulsività, scarsa capacità di giudizio, rischio, ingenuità e inesperienza. Quindi, ecco, sono belle queste carte per questo motivo qua, che servono per chi non ha ancora molta dimestichezza, e questi sono gli arcani maggiori, ok? Poi quello che io non ho mai fatto è usare tutto il mazzo dei tarocchi, proprio perché non ricordo le simbologie delle carte, e quindi qui abbiamo anche tutte le altre, tipo l'asso di coppe con tutti i vari abbinamenti. Vedete, ci sono, ecco. Non sono bellissimi perché effettivamente la figura è piccolina, insomma c'è un sacco di roba, però penso che per una persona che vuole iniziare ad usare i tarocchi siano un mazzo ideale, sia da comprare per sé che da regalarlo. Insomma, mi è piaciuto e mi sembra che nella mia lista di tarocchi e carte ci ho messo anche un altro mazzo con delle diverse illustrazioni, probabilmente non sono di Rider-Waite, bisogna che riguardi, non ricordo in quale lista, ragazzi, la botta in testa non mi ha fatto bene. Ah, ecco, queste sono le leggende, infatti, che aiutano ulteriormente, vedete? Gli zodiaci, i segni dello zodiaco, quindi quello che io ho detto che era gemelli, Urano, no, ecco, niente, era i pianeti, no, vabbè, aspettate. Ok, questo era il segno dei pianeti e quindi era Urano, che significa ribellione e rivoluzione. Poi questo invece è il grafico dei chakra e come vi avevo detto dal colore era il chakra della corona. Lo so. Non utilizzare questa carta nella lettura, sì, grazie, c'era anche scritto. Quindi dietro c'è spiegato anche come usarle. Insomma, mi sembra di aver fatto un bel acquisto, oltretutto non costano neanche tanto. Guardate, un bel cofanetto.
Arriva nella scatolina con questo qua, cioè, molto molto carino, veramente. Io se ancora siete in tempo, ci sono ancora, ve li consiglio, anche se avete qualche amico o amica un po' sull'esoterico, ve li consiglio da fare come regalo. Poi vi racconterò anche le cose che ho comprato, ma che non vi faccio vedere perché appunto non ci sono, eh. Allora, poi passiamo a una cosa flop invece. Ho comprato questo contouring di Revolution. Flop perché, allora, vabbè, oggi ho provato a usarlo, ovviamente mi sono truccata al volo, ho fatto un gran casino, non mi sono cipriata minimamente, sono lucida come... chiusa parentesi. Flop perché? Perché ha una profumazione che per me è disgustosa. Cioè, non è che è cattiva in assoluto. È che proprio ha un tipo di profumazione che a me non piace, quindi quando io arrivo, per me il profumo è una cosa talmente importante che quando arrivo a darmelo sento questo profumo che per me è respingente e quindi non, io, cioè, non posso utilizzare una cosa la cui profumazione non mi crea gioia o piacevolezza. No, allora, questo ri mi ricorda tantissimo la profumazione di un prodotto per capelli che avevo acquistato, che era buono, ma che non riuscivo a metterlo proprio perché aveva lo stesso identico profumo. Quindi non lo restituisco perché comunque l'ho provato, vedete, ci sono delle ditate, poi costa talmente poco e lo regalerò, che devo fare? Però a me proprio questo profumo non piace, quindi questo... Acquisto flop, acquisto top. Invece, come vi dicevo, ho comprato l'ultimo. Ora, io credo che no, non so se ne ha fatti degli altri, però cioè, ne ho presi quattro, per ora bastano e avanzano. A proposito, vi dicevo, ho fatto i video per il canale ASMR. Tutte le volte che faccio video di lettura interattiva non vanno benissimo. Però ecco, se vi farebbe piacere che li portassi comunque anche sul vlog, ovviamente non in forma ASMR, ma in modo molto più veloce, tranquillo, no, tranquillo, insomma, così, fatemelo sapere. Anche perché, ragazzi, io purtroppo compro tanta roba e faccio tanti video di acquisti, poi magari le aziende mi mandano le cose, però io mi scoccio a fare solo video di acquisti perché questo non è un canale nato per essere solo un canale di acquisti. Poi, purtroppo ultimamente mi sono arrestata anche sugli ospiti perché comunque, non sono stata bene, cioè quando ce n'ho una, quando ce n'ho un'altra, e quindi do la precedenza agli ospiti per fare video ASMR. E quindi, insomma, però non voglio fare solo acquisti. E a me, per esempio, le letture interattive piacciono tantissimo perché spesso danno proprio degli input veramente importanti. Allora, dicevo, io già di lei, di Baron Rei, do l'oracolo risponde, l'oracolo dello sciamano e l'oracolo il potere della dea. Mi mancava l'oracolo degli spiriti degli animali. Questi sono, no, sono fantastici. Anche questo, ragazzi, ecco, questo è veramente facile da usare perché praticamente uno sceglie una carta e qui c'è il libriccino e si va a leggere il responso. Quindi anche questo è molto bello per fare un regalo a una persona un po' spirituale perché non comporta di dover conoscere chissà cosa. Il tarocco già è più difficile. Qui c'è il libriccino con tutte le spiegazioni dentro, vedete? Di ogni singola carta e qui ci sono le carte che sono bellissime. Questo è il retro, poi sono belle grandi, a me piacciono da morire. Guardate, qui ci sono tutte le varie carte, il pavone, cioè illustrazioni meravigliose, meravigliose. Io amo questi cofanetti, infatti addirittura me li sono messi proprio sulla vetrina in salotto perché sono bellissimi anche da tenere come soprammobili, sembrano dei libri. E sono a portata di mano. Quindi fatemi sapere se volete delle letture interattive, oracoli, tarocchi, anche qui sul canale vlog. E questo è un altro acquisto di cui sono super super soddisfatta. Poi andiamo ad aprire un'altra cosa che mi è arrivata l'altro giorno e l'avevo lasciata qui per fare un video perché poi nel frattempo appunto mi sono fatta male, mi sono ammalata, mi sono fatta male e ciaone. Sono rimasta indietro con la registrazione dei video, sicuramente. Questo poco ma sicuro. Allora, qui c'è, ho acquistato, questo è un kit.
di carica e ricarica. Allora, aspettate. Però io non l'ho comprato come kit di carica e ricarica. Allora, praticamente cosa sono? Sono un sacchettino di tormaline nere e un sacchettino di cristallo di rocca. Almeno io spero che sia. Io non me ne intendo se sono vetri o se sono veramente cristalli di rocca. Spero che, no, che non mi abbiano messo di mezzo, eh. Comunque c'è scritto il bigliettino. Problemi col tuo ordine, telefona, chiama, contatta. Insomma, ora semmai mi contatterò se non mi ritengo soddisfatta. Quindi questi sono cristallini che servono, l'avevo letto sul sito dove lo vendono, via sulla pagina lì di Amazon dove li vendono, come fare. Uno serve per purificare, uno per ricaricare, entrambi vanno lavati, vedi? Recharge kit è un kit di ricarica sia anche per gli altri cristalli. Ora io in realtà ho la drusa di ametista, ho le seleniti da dare e da usare per carica e ricarica dei cristalli. Inoltre adesso ho un altro mezzo per pulire e ricaricare i cristalli, ovvero il Reiki. Con il primo livello di Reiki che ho fatto, io posso anche fare il Reiki sugli oggetti, sulle piante, sui cristalli. Mi rendo conto che non ho ancora, molta fiducia in me stessa, forse. E dico, ma no, ma che faccio? Ma magari non mi riesce. Però ecco, anche rileggendo dei libri, oltre a quello che mi ha detto Irene durante il corso, effettivamente non dipende da me il Reiki. Cioè, una volta che sei stato iniziato, basta che tu abbia l'intenzione di far fluire il Reiki e il Reiki fluisce. Quindi l'importante è mettersi da parte e fare spazio, perché noi, cioè quando si fa Reiki, spesso uno pensa, è un guaritore. No, non si diventa guaritori, si diventa canali, che è diverso. Cioè, non sono io che guarisco, io sono solo un canale dell'energia Reiki. È l'energia Reiki che armonizza, fa quello che deve fare. Non, io sono solo un canale. E non è facile farselo entrare in testa, soprattutto in persone come me, insomma, anche un po' egocentriche, no? Dove si tende a essere, ah sì, faccio io, sono bravo, no? Quindi, ma torniamo, perché ho comprato queste pietrine? Perché a me piacerebbe regalarle, ecco, fare tipo dei piccoli sacchettini, un kit di una pietrina tipo di cristallo di rocca e di tormalina da dare alle ragazze ogni volta che vengono magari a fare video da me. Ora non dico che lo darò a tutte perché poi quando l'ho finito non so se le ricompro, però ecco, mi piaceva l'idea alle ragazze, insomma, che man mano che vengono a trovarmi a fare video, sia quelle nuove che quelle che sono già venute, che ritornano, dargli tipo, fargli un piccolo kit di questo genere. E quindi le ho comprate per questo motivo qui, perché ho detto ce ne sono tante, sono piccoline, non sono impegnative anche da dare, e quindi mi piaceva l'idea, devo capire come fare. E quindi questo è stato un altro acquisto. Ora, da farvi vedere fisicamente di Amazon, mi sembra di non averci altro, perché qui nel sacchetto accanto a me c'ho solo la roba di Temu. Quindi la roba di Temu faccio un video a parte. Quindi ve le racconto le cose che ho comprato. Allora, ho preso un altro Blue Yeti. Poi avevo comprato un pennellone di quelli da barbiere, che però ho restituito perché faceva cagare, detto proprio volgarmente. Ho comprato dei jeans per Luigi, non c'è stato verso di azzeccare la taglia, perché se guardo le misure, li dovevo prendere. Prima li ho preso la 38, poi li ho preso la 36, ma anche nella 36 ci naviga. A quel punto, quando volevo prendergli la 34, non c'era più la taglia di quel modello, di quel colore, quindi ho soprasseduto. Invece, acquisto top, 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 gli ho comprato le Geox, che si chiamano Geox U Avery, scarpe da ginnastica color navy, perché lui porta solo Geox, sono bellissime e le ho pagate, cioè fate conto che costano 109 euro, io le ho pagate la metà, con il Black Friday.
Poi avevo preso una stringa luminosa a LED molto bella, ma l'ho restituita perché si alimentava solo con la spina USB e io invece la volevo con la presa da poterla mettere dove mi pareva. Poi ho comprato un faretto solare a LED per metterlo nel gazebo. Di fatto mio marito me l'ha fregato. Perché dice, ma ti serve ora per il gazebo, ora d'inverno? Ho detto no, l'ho preso perché era sconto, ho detto così si prova, magari si guarda se funziona, se servono per il canile. Dice allora guarda, si prova direttamente al canile. Se l'è ciullato e l'ha portato al magazzino del canile, che lì non c'è, esterno al canile, che non c'è la corrente e niente, ciao faretto, insomma l'ha preso lui per il canile. Poi avevo preso il calendario dell'avvento con le pietre e quello ve l'avevo fatto vedere nel video, quello che è a termine, cioè che ho già tolto dal canale, che io ve l'ho detto, questo video starà online 2 o 3 giorni, che sono state una fregatura pazzesca, infatti gliel'ho restituite. Poi allora fatemi vedere, perché io sto guardando qua, col Black Friday, poi che cosa ho comprato? Ah, ecco, ho comprato una bellissima giacca sempre della Geox a mio marito. Ne ho prese due. Una si è rimandata indietro perché non gli garbava il colore, perché gli stava grande. L'altra invece, diciamo che io la volevo più imbottita, uguale a un giacchetto che ha della Geox che amiamo follemente e non riusciamo più a trovare lo stesso modello. Perché se no se ne compravo un altro identico. Questa qui è più leggera e lui le giacche leggere alla fine non le porta, però quando se le porta poco, perché lui passa dallo stare praticamente seminudo, poi comincia che si mette subito camicia, maglioncino e giacca pesante, è fatto così. E quindi giacchettini quelli classici che uno se lo mette la sera quando fa fresco, quando cominciano i primi freddi, lui no, lui si mette la felpa. Vabbè, insomma, sto giacchettino che è più leggero, non è imbottito, però se l'è provato, gli è garbato talmente tanto come gli stava e l'ha tenuto uguale. Anche quello ho preso super bene perché l'ho preso a metà prezzo, cioè i giacconi della Geox costano molto e questo l'ho pagato sui 100 euro. Poi ho comprato un'altra Ring Light, che è quella che adesso è qui a destra che mi sta illuminando. L'ho postata sul profilo Rasule ASMR su Instagram. E questa ring light qui, che ha di diverso dalle altre ring, che oltre a farmi luce calda, luce fredda, mi fa anche tutti i colori possibili e immaginabili. E quindi che è successo? Che la ring light, quella bella della Elgato che avevo qua posizionata sul carrellino con le ruote, che tutte le volte che lo spostavo mi si incastrava nella poltrona, perché qui da casa mia non c'è posto, l'ho portata a casa del mio marito, di Luigi, perché comunque lassù un minimo di base, tipo una ring, una luce colorata, un microfono, ce li tengo, eh? Perché d'inverno magari può anche succedere che ogni tanto registri lassù. Allora ho detto la porto lassù che c'è spazio, quindi col carrellino me la porto dove mi pare senza sbatacchiare quella. E qui ho preso questa. Le altre due ring light vecchie che ho, a questo punto le ho portate tutte e due allo studio in modo da avere le luci sia per il lettino, per l'angolo. Insomma, avevo provato anche a venderla una, ma poi ho detto: ma non lo so, ma che me ne fotti, prende 40 euro da una ring, magari mi fa comodo. Insomma, anche la ring light la troverete. Quello che ha di bello è che ha il doppio anello. Insomma, bella, veramente bellina. Sono super contenta. Anche questa l'ho presa a un prezzo molto conveniente. E poi ho preso un altro paio di scarpe, però queste gliele ho fatte pagare al marito, eh. Se le pagate da solo, perché sempre Geox, però estive, quasi uguali a un paio che già ne aveva. Ha detto: ah, guarda, se ci sono a sconto, prendimele, perché quelle dell'estate sono proprio consumate. E quindi un altro paio di Geox. Poi ho voluto provare a prendere il Rescue Remedy, tra virgolette, ma dei fiori australiani. E infatti su Amazon i fiori australiani si trovano tutti più o meno. E ho usato appunto Essence Emergency, che è da 30 ml, dei fiori australiani. Perché ho detto, quando ho finito il Rescue Remedy voglio provare quello. Perché ho usato a volte anche fiori australiani, mi piace come funzionano, insomma, così. E poi ho ricomprato altre boccettine vuote per fare fiori di Bach da soli, da sola. Basta, poi le cose ve le ho fatte vedere. Ah, l'ultima cosa, acquistate le pantofole per mio marito,
per casa qui, perché siamo ancora a casa mia. La sera lui si mette le ciabattine estive e poi mi fa: mi ghiacciano i piedi, amore mio, ti ghiacciano sì i piedi, Topino d'oro, con le ciabattine estive. E quindi ho detto: fammi prendere un paio di pantofoline invernali da tenerli qui, così almeno, anche perché qui non si sa più io quando mi trasferisco, quando non mi trasferisco. Insomma, vabbè. Ragazzi, 25 minuti di chiacchiere a macchinetta. Quindi io ora faccio uscire subito questo video, così siete ancora in tempo, se c'è qualcosa che vi piace, a sfruttare gli sconti del Black Friday. E se invece lo vedete che il Black Friday è finito, insomma, niente, vi intratterrà comunque. Ciao!